mediano, chiamiamolo così, per Casiraghi, bel colpo di testa, ma appena fuori. Sempre pronto Casiraghi, che oggi rilevava, come detto, Bocic. Tenta di rispondere l'Udinese con Rossitto. Lancio per Sergio, è l'ex di turno, supera molto bene Romano Sergio, Marchezzani fuori dai pali, il tiro è appena fuori, un po' di leggerezza da parte del portiere. Insistono i bianconeri, avanza Desideri, lancio per Stroppa, sembra lungo, ma il controllo dell'ex laziale è ottimo, ancora Stroppa, lancio poi cross pennellato per Birov, colpo di testa, anche questo appena alto. Siamo all'undicesimo. Rimpalli a centrocampo, Di Matteo lancio su Signori, Bolognino decreta il calcio di rigore. Possiamo rivedere lo scatto di Signori e l'uscita di Battistini, e l'impatto indubbiamente c'è, forse dentro, forse fuori, il pallone ormai era perso, comunque è calcio di rigore, batte Signori ed è l'1-0 per la Lazio. Solito passo di ricorsa e gol per il capitano biancoceleste. L'Udinese accusa il colpo, i biancocelesti sembrano padroni del campo, Signori per Fuser, ancora Romano, pronto il traversone per Casiraghi e Battistini fa buona guardia e para. Reagiscono i friulani trascinati da Stroppa e Desideri e proprio quest'ultimo scambia con Ametrano, ancora Desideri si libera e grandissima parata di Marchegiani sul tiro dell'ex romanista. Fuser taglia tutto per Signori dall'altra parte. Contro traversone del capitano, Casiraghi si avvita letteralmente per Fuser, sinistro, ed è il 2-0. 2-0 per la Lazio, gran gol di Fuser, ma grande prudenza atletica di Casiraghi con il colpo di testa far da ponte per l'attaccante laziale. Siamo allo scadere, Signori per Fuser, tacco per Rambaudi, ancora Fuser scatenato e Battistini questa volta riesce a parare. Termina il primo tempo con la Lazio che conferma la sua pericolosità pur su una Udinese ben messa in campo. Siamo alla ripresa, subito Signori per Rambaudi, bel controllo ma il tiro è troppo centrale. Ancora Rambaudi per Di Matteo, tiro rimpallato, la palla ancora da Di Matteo a Signori, accorre Winter, tiro e parata di Battistini. Una Lazio che sembra imperversare a tutto campo, Di Matteo ancora ottimo per Rambaudi, si invola Rambaudi sulla destra, palla al centro ma non c'è nessuno, occasione persa. Rossitto per Birov, Birov esce Marchegiani, c'è il contatto tra i due, Marchegiani non tocca il pallone, ecco, possiamo rivedere, ma Bolognino lì ha un passo per cui evidentemente non è intervenuto, tutto regolare. Ancora Fuser, lancio per Casiraghi, controllo, tiro, devia Battistini e Helweg anticipa Signori. Ecco Metrano, a Metrano ancora, dentro per Rossitto, Gottardi su Helweg, pallone telecomandato del 2-1 per la Lazio. L'Udinese accorcia le distanze, siamo al 25esimo, poi viene espulso Casiraghi per fallo su Calori che è costretto a sua volta a uscire lasciando la squadra in 10. Siamo al 40esimo, via per Poggi a Metrano, taglio basso per Birov e il gran gol del tedesco per il 2-2 finale. È un film già visto, una Lazio a tratti bella, nervosa, anche oggi un espulso e tre ammoniti, e ancora troppo facile in difesa. L'Udinese conferma in pieno quanto di buono ha fatto vedere fino ad ora. Una bella squadra, complimenti. Linea allo studio. Nel Torino di Sonetti torna Pelé, mentre nella Sampdoria di Eriksson Invernizzi e Bellucci sostituiscono Mihajlovic e Chiesa. Allo stadio delle Alpi, temperatura di 16 gradi, cielo coperto e 400 partite in Serie A per Roberto Mancini. Con l'arbitraggio di Messina vedrete i genovesi in maglia bianca. Si comincia con questa rimessa laterale da parte di Milanese. Il pallone in aria, al colpo di testa di Rizzitelli, si allunga Pagotto e della sua prima parata. Ancora il Torino, di testa indietro Pelé. Lo sganciamento del libero a Cravero, davanti per Cristallini. Intanto seguite Anglomà sulla destra. Avanza ancora Cristallini. Profondità verticale proprio per Anglomà, entra in area, l'uscita da parte di Pagotto e la deviazione in calcio d'angolo con il disappunto di Anglomà. Adesso la Sampdoria, corner di Mancini. La respinta di testa della difesa centrale. Ancora Mancini, chiamato in movimento come ala sinistra. Supera Rizzitelli, effettua un cross, colpo di testa di Maniero, il pallone è di non molto alato. Prima occasione dunque per la Samp con Maniero. L'impostazione da parte di Bacci. Cerca un compagno smarcato, non lo trova. Il suo lancio l'anticipo di Mannini.
Poi Karembe. L'ottimo pallonetto è un assist per Maniero sul filo del fuorigioco. Maniero ancora in area e il pallone fuori. Altra chance per il centravanti della Samp. Ancora la Sampdoria, calcio di punizione e sembra batterlo Mancini. Poi dice invece a Seedorf di partire lui e il pallone che si stampa bellissimo calcio di punizione sul palo. Adesso il pallone fra le mani dell'estremo difensore della Torino, Biato. Vediamo la reazione della Torino con il pallone a centrocampo. Rimbalza la sfera davanti a Rizzitelli, un pallonetto davanti per Hakan. Di testa supera Pagotto, aggiramento sul portiere, rimette in mezzo ma fa in tempo a tornare fra i pali proprio Pagotto. Insiste il Torino, sempre Bacci, l'apertura adesso per Milanese, laterale sinistro. Ancora un cross, il tocco indietro di Hakan. Pelé dall'altra parte davanti a Sacchetti, dribbling, ottimo Pelé in area, in mezzo, angolo ma il tiro e la deviazione, ancora una volta splendido e decisivo Pagotto, sopra la traversa. Poi una sequenza di calci d'angolo nell'ultima parte del primo tempo, dalla bandierina Pelé. La parabola altissima, di testa Rizzitelli, Pagotto ancora si allunga, grande parata, sempre Pagotto, sempre lui. Altro calcio d'angolo, questa volta è Cristallini. Colpo di testa di Pelé, stavolta non c'è bisogno di Pagotto, il pallone è di pochissimo fuori. Vedete la smorfia quasi di dolore di Abedi Pelé. Con la regia di Anna Cristina Giustiniani e il montaggio di Alessandro Morbidelli passiamo alla ripresa. Vediamo un'impostazione da parte della Samp, Mancini. Intanto avanza sulla destra Balleri, sempre Mancini, vede libero proprio Balleri. Il cross di Balleri, il colpo di testa di Invernizzi, in mezzo e l'altro colpo di testa per il gol di Maniero. Quindi rete della Sampdoria al 12esimo, vediamo la ripetizione, era liberissimo Invernizzi. 1-0 per la Samp dopo 12 minuti del secondo tempo. Adesso vediamo il Torino con Anglomà. In mezzo per Hakan, dietro per Pelé. Il suo controllo di sinistro, serve Milanese, ancora un cross. Il controllo di Rizzitelli, non fa rimbalzare il pallone, deposita il pallone stesso in rete. Il pareggio del Torino 1-1 al 18esimo, 6 minuti dopo il gol della Sampdoria, rivediamo. Splendida esecuzione, stop da parte di Rizzitelli e tiro al volo. Al 20esimo si infortuna ad un ginocchio proprio Rizzitelli. Un Parma dal volto nuovo. Modulo 4-4-2 in attacco Stoichkov e Zola, in difesa Couto al posto di Apolloni. E si vede anche come playmaker a centrocampo PIN per la Fiorentina, Alessandro Orlando al posto di Serena squalificato. Arbitro Racalbuto. Parma subito in avanti, lancio di Sensini. Stoichkov cerca di mandare fuori tempo Amoruso, sinistro fuori bersaglio. Mussi, incertezza di Alessandro Orlando, Stoichkov cerca di evitare Toldo. Il portiere della Fiorentina dice al bulgaro hai simulato, Racalbuto lascia proseguire. Non c'è ammonizione per Stoichkov, forse Toldo aveva ragione. Errore di Padalino, ne approfitta Zola. Protezione della palla, conclusione di Zola, Toldo. Ancora Sensini, un lancio di nuovo per Stoichkov. Duello con Amoruso, va a terra il bulgaro. Racalbuto non concede il calcio di rigore. Stavolta forse non aveva tutti i torti Stoichkov. Intanto Mussi, cross, deviazione di Schwarz. Alla grande chance di Nobaggio, sinistro, Toldo. Rinvio di Bucci. Colpo di testa di Piacentini. Di prima Rui Costa per Baiano, troppo esterno il suo destro. Crippa, Stoichkov, buona solo la coordinazione. Si lotta sulla tre quarti. Poi un errore di Bigica. Crippa, vede libero Dino Baggio. Dino Baggio ha il tempo di mirare, destro, trova solo l'esterno della rete. Rinvio di Bucci. Lo stacco di Dino Baggio che lancia Stoichkov, incertezza da parte di Padalino, Stoichkov, palo interno e rete. Secondo gol in Serie A per Stoichkov che esulta. Arriva anche Dino Baggio, i suoi gagliardi complimenti. L'esultanza dei tifosi gialloblu e qui siamo sullo stesso asse di Stoichkov che cerca proprio l'angolo coperto da Toldo. 1-0 dunque per il Parma. Mussi, delizioso sinistro di Stoichkov. Mussi, velo di Zola, Crippa ed è il raddoppio del Parma. Libera la sua esultanza Crippa. Rivediamo Mussi,
la finta di Zola che manda fuori tempo Carnasciali con grande opportunismo e precisione Crippa. Siamo nell'intervallo, Vittorio Cecchigori ripensa ai due gol subiti dalla Fiorentina, indica proprio l'area di rigore dei Viola. Novità nel secondo tempo, dichiara per Mussi, Kois per Bigica, Robbiati per Alessandro Orlando. Proprio Robbiati, prova su punizione. Attento Bucci. Stoichkov con il destro, questo lancio per Dino Baggio scattato in posizione regolare, prosegue Dino Baggio ma intanto è stato segnalato un fuorigioco di Zola e c'è l'ammunizione per Dino Baggio che ha proseguito l'azione. Robbiati, intanto c'è un altro pallone in campo. Robbiati insiste, il suo cross, la girata di Baiano, si oppongono Cannavaro e Di Chiara, poi libera Benarrivo e una catapalle peraltro scivolando cerca di recuperare il pallone, per così dire, fuori legge. Chissà cosa sarebbe accaduto in caso di gol della Fiorentina. Rui Costa cerca di mandare fuori tempo Cannavaro. Destro alto. Baiano su Crippa. Rignoso, accenna ad una reazione Crippa, per Baiano c'è il cartellino giallo. Un po' nervosa la Fiorentina, ha ammonito anche Schwarz per questo intervento su Dino Baggio. Intanto Benarrivo ha scambiato con Zola e segna come un vero attaccante. Benarrivo per il suo primo gol in Serie A, tutti addosso a Benarrivo e il brindisino saluta il pubblico del Parma. L'espressione di Ranieri sul 3-0 in favore della squadra di Scala. Stoichkov saluta il pubblico, sostituito da Melli. Il riscatto di Stoichkov dopo l'opaca prestazione di Marassi con la Sampdoria. Vicenza Padova torna ad essere derby di Serie A dopo 34 anni, l'ultima volta al Menti, finì 1-0 per il Vicenza. Guidolin lascia in panchina gli uruguaiani Mendez e Otero, al loro posto Sartor, recuperato in extremis, e Gasparini. Sul fronte opposto, Sandreani affida a Coppola le mansioni dell'infortunato Gabrieli e preferisce inizialmente Ciocci a Galderisi. Il derby veneto, due città divise da 30 km, è sfida fra zone, la 4-4-2 del Vicenza contro la 5-3-2 del Padova. E con le immagini andiamo al 14° del primo tempo. Vicenza in attacco. Da Maini a Murgita, che serve sulla destra Rossi. Il pallone attraversa tutta l'area del Padova. Dalla parte opposta c'è Briaschi. Nuovo cross per la testa di Murgita. Pallone in rete. È il vantaggio del Vicenza e per Murgita è il primo gol nella massima divisione. Il Padova accusa il colpo. 20° Da Björklund a Gasparini. La posizione per l'arbitro è regolare. Da Gasparini a Rossi. Diagonale appena fuori per l'autore del gol che fu decisivo due settimane fa contro la Fiorentina. Sono minuti terribili per il Padova, da una punizione di Sartor la palla arriva a Gasparini, da questi a Di Carlo, controllo e pallonetto a servire Briaschi, anticipato da Gianpietro, poi ancora Briaschi che finisce a terra dopo il contrasto con il difensore, tutto regolare per l'arbitro Nicchi. Dominio del Vicenza, colpo di testa di Gasparini per Di Carlo che di prima intenzione pesca Murgita in posizione regolare. Il centravanti, malgrado un controllo problematico, può andare al tiro. Buonaiuti si allunga e manda in calcio d'angolo. Avanti così, partita in chiave biancorossa. Maini avanza, serve Gasparini che chiede e ottiene il triangolo da Briaschi. La conclusione dell'attaccante è imprecisa, ma l'azione merita comunque l'applauso dei 20.000 del Menti. Si fa vedere il Padova, è il 28°, sulla sinistra opera Coppola che serve al centro Nunziata, controllo, assist delizioso per Amoruso che anticipa Mondini e realizza, è parità dopo 28 minuti e per Amoruso è il secondo gol in Serie A dopo quello contro il Milan alla prima giornata. La partita improvvisamente gira da Amoruso a Craik che evita elegantemente Lopez e viene anticipato al momento di concludere da un intervento decisivo di Björklund. Il Padova si affida ancora ai lanci lunghi. Longhi mette sui piedi di Amoruso un pallone stupendo, ci sarebbe anche Ciocci completamente libero, ma Amoruso perde l'attimo, si fa anticipare da Sartor. Fine di primo tempo, Sanitari in azione, Ciocci scontratosi con Mondini esce, lo sostituirà Galderisi e poi anche il portiere del Vicenza a terra, colpito pare da un oggetto lanciato dalla curva padovana, comunque rientrerà nella ripresa. E la ripresa è tempo di sostituzioni, Otero per Gasparini e Mendez per Sartor nel Vicenza, Fiore per Longhi nel Padova. 26°. Punizione di Mendez, colpo di testa di Maini, ancora di testa Gianpietro, la palla comunque era destinata a fondo campo. Il rilancio di Craik per il Padova, controllo di pistone, retropassaggio a Lopez, altro retropassaggio che mette in difficoltà Mondini, il quale svirgola il pallone, ne viene fuori un'occasione per Amoruso, controllo dell'attaccante del Padova, tiro respinto da Lopez, sul pallone arriva Craik, bordata terrificante e brivido per la difesa del Vicenza. Alla mezz'ora entra Viviani per Rossi, con le immagini siamo al 38°. Il Vicenza riprende ad attaccare, da Murgita proprio per Viviani che avanza, va al tiro, l'intervento di Bonaiuto.